Ciao a tutti e bentornati in un nuovo vlog. È passato un po' di tempo dall'ultimo vlog. Penso che l'ultimo sia stato quello del sud della Corea, che in realtà era della primavera precedente. A parte questo, direi che l'ultimo effettivamente reale è stato quello del Portogallo a settembre. Nel vlog di oggi invece andremo in un paese che amo moltissimo, ovvero la Francia, e in una delle città più belle del mondo, ovvero Parigi. Non vado a Parigi da un po' di anni e ho molta molta voglia di ritornare. Parigi mi piace tanto e soprattutto mi piace visitarla in maniera rilassata. Mi piace passeggiare per la città, fermarmi in qualche boulangerie, bere un caffè o un bicchiere di vino. Adesso sto finendo la mia valigia e preparo tutto che domani si parte in direzione Francia. Iniziamo questo viaggio. Siamo sull'aereo e il viaggio dura 2 ore e mezza. Arriviamo a Parigi Orly, all'aeroporto di Parigi Orly. Poi andiamo al nostro Airbnb e dopo iniziamo a scoprire la città. Questa sera andiamo a vedere la Torre Eiffel durante la notte, che non l'ho ancora vista. Per arrivare dall'aeroporto di Orly abbiamo preso un autobus e 2 metropolitane. Siamo vicini all'Airbnb, è vicino alla zona della Bastiglia, quindi super comodo. In realtà in 40 minuti siamo praticamente arrivati all'Airbnb e abbiamo fatto una tessera che si chiama Navigo, che con 30 euro è possibile prendere tutte le metropolitane e gli autobus fino alla zona 5. Siamo arrivati nel nostro piccolo appartamentino dopo 7 piani di scale senza ascensore. Qui c'è l'angolo cucina, qui c'è la vista. Molto bello. Qui c'è questa piccola luce che mi piace molto. E qui c'è il letto. Queste sono tutte le scale che abbiamo fatto con la valigia. 7 piani. 146 scale, no? Sì. Thank you.
Adesso andiamo in direzione Notre Dame, anche se non si può entrare, la guarderemo da fuori, la ammireremo da fuori e poi andiamo alla Sainte-Chapelle. Siamo di fronte a Notre Dame, fa molto freddo in realtà, c'è un sacco di vento e come sapete non si può entrare a Notre Dame, però è comunque impressionante vederla dal fuori. Iniziamo a vederla da lontano. È arrivata l'ora dell'aperitivo con al lato lei. È arrivata l'ora della colazione. Adesso saliamo e prendiamo la funicolare. Siamo arrivati alla Basilica del Sacro Cuore e guardiamo la vista dall'alto. Siamo saliti con la funicolare, ci mette 3 minuti a salire e questa è la vista.
buongiorno a tutti, siamo appena usciti dalla metro e stiamo andando al Museo del Louvre, che nonostante io fossi già stata a Parigi, non sono mai andata al Louvre, quindi sono super curiosa. Immagino che ci saranno tantissimi turisti, però sicuramente varrà la pena. Non so se si può registrare, ad ogni modo, se si può registrare vi mostro qualcosa, altrimenti vi racconterò un po' com'è andata. Ci vediamo dentro. No se separen de sus bolsos ni de sus bienes personales. Señalen abandonado. La nostra guida spagnola ha 30 minuti di ritardo, quindi siamo qui che aspettiamo e beviamo una bottiglia d'acqua prima di entrare. Perché la gente guarda, perché tutto il mondo mira. Adesso mangiamo un macaron. Ovviamente da amante del pistacchio ho scelto quello al pistacchio. Muy rico, muy dulce. Però è vero che non mi acabano di convencer. Io preferisco comunque un pane al cioccolato o un croissant. Aspetta, tengo che mostrare il di cioccolato. Qui invece quello al cioccolato. Mentira, caramel sal. Ah no, è verità. Caramello salato, è vero. Qui invece quello al caramello salato. Questo sta super rico. Perfetto. È uscito il sole, quindi torniamo a vedere la piramide. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The
couldn't see.